Rimane il principale adempimento che manca ancora all'Abruzzo per poter uscire dal tavolo di rientro, dal piano di rientro, dal vecchio commissariamento che ormai ci trasciniamo da troppi anni, anche, io credo anche ingiustamente, perché l'Abruzzo in questi anni, almeno negli anni in cui abbiamo governato noi, ha sempre chiuso i bilanci in pareggio. Lo ha fatto utilizzando i fondi del fondo sanitario, quindi non abbiamo dovuto attingere al bilancio regionale per coprire le perdite come hanno fatto regioni più blasonate di noi. La Toscana, l'Emilia-Romagna negli ultimi anni hanno dovuto mettere centinaia di milioni l'anno sul bilancio della sanità per pareggiare i conti delle ASE. Noi abbiamo invece chiuso i bilanci in pareggio con i fondi del fondo sanitario, dimostrando quindi una gestione virtuosa della sanità, raggiungendo nello stesso tempo risultati importanti. Agenas, che è l'agenzia nazionale che gestisce, controlla, monitora e misura i servizi sanitari, ha classificato la Regione Abruzzo tra le prime in Italia su una serie di parametri di offerta sanitaria, dimostrando che si riesce a contenere i costi della sanità senza fare tagli dolorosi e senza diminuire la qualità dell'offerta sanitaria. Adesso l'approvazione della rete è necessario farla presto, prima che inizi la sessione di bilancio, perché non possiamo arrivare a gennaio con gli ultimi giorni utili e con magari atteggiamenti ostruzionistici e propagandistici che vadano ad inquinare questo dibattito. Sono quasi 3 anni che la Commissione e il Consiglio hanno ricevuto il piano, vi sono state le modifiche che sono nate dal confronto anche duro con il Ministero, da cui però siamo usciti positivamente, ottenendo il via libera ad una rete che è misurata sulle esigenze del territorio abruzzese. È arrivato il tempo ora di chiudere questa discussione in Commissione, tutte le audizioni sono state fatte, io spero che entro breve possiamo portarla in aula e definitivamente approvarla.